Premiere è realizzato in collaborazione con Nescafè. Caffè Nescafè ti porta l'aroma e il calore di paesi lontani. C'è sempre stata una piccola differenza tra l'uomo e la donna. Adesso finalmente, per la prima volta nella storia della cinematografia, questa piccola differenza è protagonista di un film. Il protagonista sono io, cioè lui, a cui piace lei, io, lei, lui, lei, lui e io. E finalmente parlo anch'io! Lei dice che la voce, che è convinto di sentire chiaramente, viene dalle sue basse sfere. Sì, dal coso. Contatto. Entra. Allarga. Non farti capire, fai finta di nulla. Su, allungati un po'. Allungati un po', io più di così. Sei pazzo! Come pensare al sesso? Stiamo litigando! Io pensavo che la lite fosse finita. Io amo mia moglie, amo mio figlio, non puoi distruggermi tutto questo. Io sono un essere umano, voglio parlare. E voglio che tu parli con me. Di che dobbiamo parlare? Abbiamo tollerato abbastanza le tue povere allucinazioni da ubriaco. Avevo detto a Peter di sbatterti fuori settimane fa. Sei licenziato. Adesso basta. Sesso, sei un mostro. Non scherzare, ti prego. Tu mi hai rovinato. Mi hai distrutto la vita. No. Lei, io e lui. Una divertente commedia. Un nuovo film di Doris Durry. Facendo un sogno spaventoso. Ma che cosa vi siete sognato? Ero ancora rettinabile, Raffè. Un incubo. Voi venite da Gaeta? Sì, maestra. Per pigliare questi quattro ceppi. Don José è andato a prenderli per me. Ma come, uno viene da giù e non porta come omaggio, che saccio, un poco di pasta di Gragnano, qualche chilo di pomodori San Marzano? O vostra moglie si decide a dare l'erede al trono delle due Sicilie, o voi designate alla successione uno dei vostri fratelli. Io all'erede non ci rinuncio. Io lo voglio. Costo di farlo con il primo che passa. 7.000 ducati a chi mi consegna gli italiani. 1.000 Complimenti vivissimi. Adesso le due Sicilie hanno la successione assicurata. Venne aggregato al seguito di una colonna mobile che dava la caccia ai briganti, così per far spassare la truppa. Ma come? La figlia di un martire della causa italiana. Ma tu dovevi dire chi era papà. Gliel'ho detto, ma non lo conoscevo. Sera, dopo il tramonto, a Piazza Garibaldi verrà proiettata la pellicola di successo internazionale Metropolis. No, in platea solo posti in piedi. Una sera il mio patron si accorse che mentre ballavo ero rimasta colpito da un spettatore giovane, bellissimo. Questo giovane bellissimo, chi era? Il proprietario dello Splendor? Sì, era Jordan. Era bellissimo lui da giovane. Ma quali film dovremmo dare? Questi ci sono. Questi sono quelli che scegli tu, caro intelligentone, l'horror. 750, altri 200. 1.500.000. Donne, sesso, amore, lusso, gloria. Ce l'avete? Ma perché io me la ci avrei finto in un film quando ce l'avevo? Sappia che la mia casa e la mia libreria sono le sue pietre. Guarda, io lo so che stai pensando te. Tu ti stai dicendo, basta una serata così per sputtanare 50 anni di serio professionismo. Thank you.
stato realizzato.